Ciao a tutti e benvenuti o bentornati sul mio canale. Nel video di oggi facciamo una chiacchierata perché voglio raccontarvi di come sono passata dall'essere una dipendente full time ad una partita IVA. A grandi linee vi ho sempre reso partecipi del mio percorso di vita, anche in ambito lavorativo ho sempre cercato di coinvolgervi il più possibile, però oggi voglio svelarvi un po' di retroscena di quello che è, di tutti i dubbi, le difficoltà e le questioni pratiche che ho dovuto affrontare appunto nell'arco di questo processo, e voglio farlo soprattutto per sfatare alcuni miti che ruotano attorno al mondo della partita IVA, falsi miti in cui io stessa credevo e che mi hanno causato una serie di dubbi e perplessità che mi hanno spinto per tanto tempo a temporeggiare e rimandare il più possibile l'apertura della partita IVA. Piccola premessa, questo video è in collaborazione con FiscoZen, che è il servizio a cui io stessa mi sono appoggiata per aprire la mia partita IVA e di cui vi parlerò a brevissimo. Ulteriore premessa, io ero già cliente FiscoZen prima ancora che mi proponessero questo video in collaborazione. Quindi è un servizio che ho scelto in totale autonomia, e se ho deciso di fare poi questo video in collaborazione è perché mi sono trovata e mi sto continuando a trovare davvero benissimo. Torniamo un attimo indietro e vi racconto brevemente la mia storia per chi magari non mi conoscesse o si è perso qualche passaggio. Allora, io vengo da una famiglia di imprenditori. Mio padre è sempre stato imprenditore e ha avuto varie attività nel corso della vita, quindi io sono cresciuta in una casa dove non ci sono dipendenti, per cui ho sempre conosciuto il rapporto con il mondo del lavoro visto da un imprenditore o comunque dalla libera professione. Inizialmente, infatti, subito dopo la laurea ho lavorato principalmente nelle attività di mio padre, però ovviamente lavoravo da dipendente lì dentro. Poi a un certo punto ho deciso di cambiare vita, di trasferirmi, sono venuta qua a Roma e arrivando in una città nuova ho dovuto cercare lavoro come tutti, e i primi lavoretti che ho fatto sono stati tutti da dipendente. Inizialmente erano brevi, magari lavori a tempo determinato per qualche mese, finché poi esperienza dopo esperienza sono arrivata al fatidico contratto a tempo indeterminato. E in quel momento penso sia venuta fuori la mia vera natura, perché mentre chiunque altro sarebbe stato contento di firmare un contratto a tempo indeterminato, a me quella cosa ha messo un sacco di ansia e angoscia. Non perché il lavoro non mi piacesse o le condizioni non fossero buone, però era proprio il lavoro da dipendente che non si confaceva alla mia natura. Nel frattempo poi c'è stata la pandemia, vari stravolgimenti mondiali, e io sono arrivata a fare più o meno 1 o 2 anni di lavoro full time nello stesso posto, di cui un anno era già a tempo indeterminato. Dentro di me sentivo che c'era qualcosa che stonava, che non mi andava bene, e giorno dopo giorno mi sono resa conto sempre di più che questo qualcosa era il non poter essere totalmente padrona della mia vita, delle mie giornate, perché comunque penso in qualsiasi circostanza il lavoro da dipendente non permette determinate libertà. Libertà che per me invece mi sono resa conto erano essenziali. Così a gennaio dell'anno scorso ho raccolto tutto il coraggio che mi serviva e ho deciso di lasciare appunto questo posto di lavoro a tempo indeterminato. In quella fase è uscito fuori un altro lato del mio carattere, che è quello totalmente incosciente e impulsivo. Infatti ho lasciato quel posto di lavoro non avendo già un'alternativa pronta, non avevo già in mente di preciso cosa fare. Avevo varie idee per la mente, però nessuna realmente concreta. Quindi io ho vissuto un altro anno di totale incertezza, in cui studiavo, mi formavo, cercavo di trovare altri lavoretti, non sapevo nemmeno io bene dove stavo andando. L'unica cosa che sapevo con certezza è che non volevo più lavorare per qualcun altro, quindi non sono stata lì a cercare lavori in altri posti, ma volevo costruire qualcosa di mio, essere autonoma, indipendente. Quindi ho cercato, nel corso di questo anno di fermo, di costruire la mia professionalità. Capite bene che è stato un grande stravolgimento, perché per quanto io fossi naturalmente predisposta verso magari l'imprenditorialità o la libera professione, comunque avevo sempre vissuto come dipendente, quindi cambiare ritmi, sapere di essere un po' da sola nel costruire le cose, dover pensare un po' a tutto, è stato travolgente all'inizio. Ammetto che ci sono stati vari momenti di alti e bassi, soprattutto bassi in quell'anno, ve l'ho raccontato tante volte, ci sono vari video in cui ve ne ho parlato, quindi magari ve li lascio i riferimenti qua sotto. Però diciamo che nel frattempo, man mano che affrontavo queste crisi, cercavo sempre di studiare, formarmi e nel frattempo di cominciare a fare qualche piccola esperienza nel campo che avevo scelto. Al di là di tutti i vari dubbi e difficoltà che li trovavo a livello pratico, c'era anche sempre
un aspetto che mi lasciava sempre un po' titubante e timorosa, che ovviamente è quello fiscale. Sapevo che la mia strada, la mia direzione era quella verso la partita IVA, però penso che sappiamo tutti bene che qua, almeno in Italia, la parola partita IVA fa un sacco paura. Ho deciso di fare questo video proprio perché ricordo bene le sensazioni che ho provato e penso che raccontare la mia esperienza possa aiutare qualcun altro che magari si trova nella stessa situazione, nello stesso limbo in cui stavo io. Nel momento in cui infatti ho avuto la possibilità di iniziare a prendere qualche lavoretto, in cui mi sono proposta con le mie capacità e prendere qualche primo cliente, stavo sempre in quella cosa del dire sì, io sono una professionista, però come ti pago? Non lo so, vediamo. Ovviamente io già avevo fatto anche altri lavori come content creator e la soluzione più immediata per tutto era sempre la prestazione occasionale con ritenuta d'acconto. Quando si tratta infatti di un lavoro non continuativo ma appunto occasionale, si può ricorrere alla ritenuta d'acconto, che permette di essere in regola a livello fiscale e emettere una sorta di ricevuta. Il che va benissimo quando appunto il lavoro però non è continuativo, ma io sapevo già che quello lo volevo rendere il mio lavoro vero e proprio. Quindi è come se stessi facendo qualcosa che mi faceva sentire un po' in colpa, come se non fossi completamente a posto, ed effettivamente non lo ero, perché sapevo che per apparire professionale agli occhi degli altri, per essere completamente professionale, mi serviva esserlo in tutto per tutto, quindi avere anche una partita IVA. Da una parte c'era questa consapevolezza e dall'altra c'erano tutti gli stereotipi che conoscevo sulla partita IVA. Una delle cose che si sente dire più spesso è appunto la partita IVA è il male, perché ci sono un sacco di costi e se poi va bene, se poi va male, e se non hai clienti però devi comunque pagare dei costi importanti durante l'anno. Ed è sempre questo che mi ha bloccato, l'idea che magari anche quando ancora non avevo abbastanza clienti, non avevo una continuità nel lavoro, dovessi sobbarcarmi di spese fisse. Quindi cosa ho fatto? Ho iniziato a documentarmi un po' qua, un po' là in giro, finché sono capitata nei video di alcuni creator come me che parlavano appunto di Fiscozen. Fiscozen è un'azienda formata da consulenti fiscali che utilizzano a supporto questa piattaforma, che è quella che poi sto utilizzando anche io. Qual è stata la cosa che mi ha poi fatto fare lo switch e mi ha convinto? Il fatto che con Fiscozen è possibile fare una consulenza preliminare gratuita in cui si possono fare praticamente tutte le domande del mondo. Quindi io ho fatto questa consulenza, mi sono segnata tutte le cose che volevo sapere, che mi serviva sapere per poter decidere se era il caso di aprirla in quel momento oppure no, perché io sapevo che l'avrei prima poi dovuta aprire, ma non sapevo se mi conveniva continuare a temporeggiare come stavo facendo o prendere il tutto ufficiale e partire. La cosa comodissima è stata che ho lasciato direttamente i miei riferimenti sul loro sito e sono stati loro stessi poi a richiamarmi subitissimo, tipo il giorno dopo, e abbiamo fatto una bella chiacchierata al telefono in cui ho potuto fare tutte le domande che mi venivano in mente. E vi assicuro che io sono una persona molto curiosa e puntigliosa, quindi ne ho fatte davvero davvero tante. La persona, il professionista con cui ho parlato è stato esaustivo in tutto, è stato lì a spiegarmi ogni singola cosa che volevo sapere, sia con tecnicismi ma anche spiegandole in maniera molto più semplice in modo che potessi capire, perché vi assicuro che io non ne capisco niente di fiscalità. Quindi mi ha spiegato tutto in un modo che potesse essere comprensibile anche per me, mi ha fatto degli esempi pratici sul mio caso, su con i numeri proprio alla mano, mi ha fatto vedere i calcoli che andrebbero fatti, mi ha spiegato, mi ha consigliato anzi quale potrebbe essere il mio codice Ateco, perché per noi che lavoriamo nelle nuove professioni digitali e il problema di affidarsi a consulenti normali è che spesso loro non sono abbastanza aggiornati. Ve lo dico perché io ci sono passata. Quando facevo la ritenuta d'acconto mi sono sempre appoggiata al commercialista di mio padre, che è imprenditore, però ho riscontrato varie difficoltà perché non sapevano proprio come gestire tutta questa parte di fatturazione di servizi digitali. Per me era un problema perché io non ne capisco niente, se anche dall'altra parte non mi sanno dare delle risposte precise, con la fiscalità non si scherza, quindi avevo paura. Mentre Fiscozen sono proprio specializzati in servizi digitali, quindi loro sapevano tutto per quanto riguarda il codice Ateco che dovevo scegliere, e i servizi che potevo vendere, mi hanno dato tutte le informazioni che effettivamente mi serviva sapere. E soprattutto, notizia delle notizie, è stato il fatto di aver scoperto che io potevo aderire al regime forfettario, che è un regime di fiscale agevolato per chi apre la partita IVA come libero professionista. Non entro troppo nel merito perché ho paura di dire le cose sbagliate, però comunque se avete qualsiasi tipo di domanda potete usufruire anche voi della consulenza gratuita per ottenere risposte. Comunque io, usufruendo del regime forfettario,
aderisco a un regime di tassazione molto basso che non prevede costi fissi. Quindi anche quelli che sono i contributi INPS, che sono quelli che spaventano tutti perché normalmente con la partita IVA sono fissi e sono da dare a prescindere che si fatturi o meno. Nel mio caso io li pago soltanto in percentuale, in proporzione al fatturato. Quindi se effettivamente lavoro, la mia attività va bene e fatturo, pago le tasse in percentuale. Se malauguratamente non fatturo, la mia attività va male, quindi sto a zero, non devo neanche pagare le tasse. Per me è stata la svolta, perché quando ho aperto la partita IVA io non avevo ancora clienti, non sapevo come sarebbe andata, quindi poter stare serena da questo punto di vista ovviamente mi ha reso tutto molto più semplice. Quindi nel caso in cui anche voi vi trovate nella fase di dubbio iniziale, in cui volete intraprendere una vostra carriera, una vostra professione, ma non sapete come muovervi, da questo punto di vista il poter fare una consulenza gratuita con un professionista del settore che risponda a tutte le vostre domande, secondo me è importantissimo e fa davvero la differenza. E a questo proposito, infatti, vi lascio qua sotto un link dove poi potete appunto richiedere la vostra consulenza gratuita. Lasciate semplicemente i vostri recapiti e saranno loro stessi a contattarvi e fornirvi tutte le informazioni di cui avete bisogno. Nel caso in cui poi vogliate continuare a aprire effettivamente la partita IVA, sempre tramite questo link avrete diritto ad uno sconto di 50 euro sul costo del servizio annuale, che comunque, altro plus grandissimo di FiscoZen, è un prezzo davvero bassissimo rispetto a quelli che ci sono attualmente nel mercato. Rispetto a un commercialista standard, FiscoZen, che comunque vi offre tutti i servizi a 360 gradi, costa molto molto meno. E infine l'ultimo grande vantaggio, che per me è davvero una manna dal cielo e una cosa che batte quasi sempre tutto il resto, è il fatto che grazie alla loro piattaforma voi potete fare tutto comodamente da casa e mettere fatture direttamente tramite la loro piattaforma, tener conto anche delle tasse che dovete pagare, perché man mano che mettete le fatture la vostra dashboard si aggiorna man mano e vi fa già il conteggio di quanto dovete pagare in tasse, quindi non sarà mai una sorpresa a fine anno, ma voi andando avanti avete sempre un occhio sulla situazione e sapete già per esempio quanto mettere da parte perché poi dovrà andare in tasse. Quindi, senza entrare troppo nel merito della mia scelta personale, anche se ad oggi vi posso dire che sono contentissima di aver fatto questa scelta, la mia vita è cambiata proprio 10 volte in meglio, nonostante la partita IVA è vero che abbia i suoi pro ma anche i suoi contro, perché non è per tutti e non è sempre facile. Però nonostante i contro che io sto già vivendo, posso dire che messi sulla bilancia comunque sono niente in confronto ai vantaggi della libertà di una vita che posso programmare come voglio. Tralasciando questa parte che è totalmente personale, per tutto il resto almeno so che sto facendo le cose per bene, in regola, come si deve. Quindi anche a livello, almeno a livello fiscale, per il momento sono tranquilla, non mi devo preoccupare di niente. Poi ovviamente vi terrò aggiornati anche su questo. E io ho iniziato ovviamente a utilizzare FiscoZen a fatturare in piattaforma, è una cosa comodissima perché riesco a fare tutto da sola, nonostante ci sia sempre la possibilità di avere un consulente praticamente H24 a disposizione. Cioè sia la chat, in cui ho già avuto modo di provare, rispondono in maniera immediata, perché ovviamente essendo incapace come me all'inizio ho avuto qualche piccolo problemino tecnico che però loro hanno saputo risolvere in pochissimo. E poi c'è anche un consulente dedicato che si può contattare anche telefonicamente tutte le volte di cui se ne ha bisogno, quindi per me servizio top ad un prezzo accessibile anche per chi come me inizia davvero da zero. Quindi se anche voi volete farvi una chiacchierata e scoprire cosa comporta eventuali vantaggi dell'apertura di partita IVA, vi ricordo qua sotto il link per la consulenza gratuita. Detto ciò, adesso conoscete anche questo lato del mio percorso di vita e lavorativo. Fatemi sapere qua sotto nei commenti cosa ne pensate o se avete dubbi o domande di qualsiasi tipo. Come sempre io vivo le cose in prima persona e poi approfitto della mia esperienza sul campo per poter essere d'aiuto a qualcun altro se serve. Lasciate un like a questo video se vi è piaciuto o vi è stato utile in qualche modo. Io vi ricordo di iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto e noi, come sempre, ci vediamo al prossimo video. Ciao!